Ragazzuoli bellissimi, benvenuti e benvenuti nell'episodio 8 di Tomb Raider. Eravamo rimasti qua dove dobbiamo trovare il sentiero degli immortali e dobbiamo raggiungere questo sentiero che si trova esattamente sotto l'osservatorio. Quindi, cercando di farci strada, andremo attrezzati di mitra perché gli immortali sono un po' un dito in culo. Quindi staremo molto attenti. Tra l'altro io devo ricaricare il pompa. Fatemi un attimo. No, non devo ricaricarlo, semplicemente ho solo un colpo di ricarica. Qua. Andiamo direttamente qui. Lo potremmo però salire, ma non si va da nessuna parte. Beh, raccogliamo queste risorse, mi potenzio qualcosa dato che c'è il falò e vediamo. Ok, abbiamo potenziato il caricatore, conteniamo in teoria più colpi. Vediamo infatti se posso ricaricare. Beh, penso l'avrà ricaricato in automatico. Comunque 18 proiettili nel caricatore, raga. Su un pompa. Tanta roba. Incredibile. Wow, guarda cosa c'è sotto l'osservatorio, presumo. Jacob, sto entrando. Cosa troverò qui sotto? Non ci siamo più andati da quando abbiamo sigillato le entrate secoli fa. Ma dovrebbe essere sicuro, almeno finché non superi il planetario meccanico. Faceva parte dell'osservatorio. Era stato costruito dai miei astronomi, prima che gli immortali seppellissero la città vecchia. Dovrei utilizzarlo per aprire l'entrata di Kitesh. Wow. Cioè, ragazzi, siamo. È fantastico, no? Io non ho parole. Comunque, come vi dicevo qualche episodio fa, è confermato, non l'ho giocato questo Tomb Raider, era un altro che aveva sempre una cosa simile. Ma non era questo, wow. Straordinario. Vediamo come funziona. Posso salire sopra un paio di cazzi, ecco. Suona male? Poi da qui, ma non posso più sparare. Posso salire qua sopra? Sì. Devo metterla nella giusta posizione. Perfetto, se noi da qui saltelliamo malamente, dovremmo poter riuscire a salire qui. Questo devo ancora tirarlo in teoria perché là c'è l'appoggio per il rampino che se si gira da qui io salendo qua dovrei riuscire ad ondularmi. In teoria. Beh, l'idea era quella, dovevo solo girarlo un po' di più. Ok. Dovrebbe essere tutto giusto adesso, dovremmo salire senza morire cortesemente. Salire qua, appendersi, andare qui, da qui saltiamo qua. Ambarmi i traumi e poi da qui dovremmo poter arrivare qua. Madonna, stavo morendo male, malissimo. Oh, minchia. Niente da fare. Devo liberare il meccanismo. Cazzo, lo libero il meccanismo, spingo. Dico così. Lo devo tirare quello indietro. Se non va. Dico così, presumo. Non va più. Cos'è sta cosa? È bloccato anche dall'altra parte. Ah, ok, quindi devo andare dall'altro lato. Mamma mia. Il popolo di Jacob era all'avanguardia. Fai attenzione, Lara. Oh, cazzo. Cioè, adesso Ora devo mentre. arrivare in cima.
calcolare bene i tempi. Va bene. Credo di aver capito. Ora... Io sono volata. Non sono... Sono volata. Perché non ti appendi? Dai! Non avete idea dei tentativi. Ok. Dio mio, mamma mia. Che cazzo. Mamma mia, se ho bestemmiato, raga, 26.000 tentativi per fare sta cosa, ma non sto scherzando, ma veramente. E due coglioni, cadevo in continuazione, guarda, vai via da qui. È una città sconosciuta che racchiude tanti di questi segreti. Questo parla delle tecniche di tiro con l'arco sviluppate a Bisanzio. Oh, nuova abilità appresa, vecchia scuola. Aumenta a 3 il numero di frecce che puoi scoccare rapidamente. Monete antiche. Dai cazzo. Cazzo! Raga, gli immortali, a me mi affascina un casino sta cosa, cioè. Cioè, questi parlano una loro lingua, raga, non sono mai morti, cioè questi sono secolari questi guerrieri, raga. Cioè, è fantastico vedere questa cosa. Dobbiamo stare molto attenti qua. Porco dio, che cazzo ho detto, va. Dio, meno male che hai il culo grosso di sei incastrato. Quanto bello. Wow, mamma mia, raga. Che cos'è sto gioco? Che cos'è? È l'esercito, il vecchio esercito di Joseph. Di Jacob, che è di Joseph. Gli immortali, raga, guardatele. Cioè, qua siamo nel medioevo, cazzo, quando... Comunque Tomb Raider ai tempi nostri, là, ci sono le macchine, ci sono le armi da fuoco, qua hanno spade, cioè, capisci? C'è un cambio d'epoca pazzesco. Città segreta che nasconde tutte queste cose assurde, incredibili da credere. Mi appendo nelle labbra del buon uomo. Ok. Sono tantissimi. Loro vivono tranquillamente qui, raga, all'oscuro di tutto il mondo. Come se nulla fosse. Beh, è proprio questo l'incredibile. Verso la città nascosta. No, vabbè. Che vi devo dire? Poi io sto usando pure i filtri Nvidia, quindi non avete idea di quanto rende. L'ho preso, guarda, peccato il mirino, cazzo. Era un cecchino nel nostro gioco, non sarebbe stato male. Thanos. Merda! Porca puttana. Lara, sempre tu sei. Mamma mia, momento di panico.
cazzo. Ah, mai, ma vabbè, l'ho già detto mille volte, lo so. A me mi affascina troppo sta roba, non posso fare niente. Porca puttana, mi ha trovato! Guarda, svanisco, porca... Mi dà un paio di cazzi, voi non conoscete le armi da fuoco. Mamma mia, se fa cagare. Cazzo. Malta, malta. Cos'è? Per delle dare. Oddio, c'è un portello di roba, perdonami. Cazzo. Mamma mia Lara, anche contro l'immortale non gliela frega un cazzo, distrugge tutto lei. Che mira del cazzo. Oh, mi hanno intrappolata. Questi sembrano armati per sentimenti. Perdonatemi, voi fucili a pompa non li conoscete, presumo. Aia, porca puttana di male. Dove cazzo è che non lo vedo? Ok, penso sia stata la scelta giusta. Oddio! E poi Lara avanza, come se niente fosse. Abbiamo soltanto distrutto l'esercito secolare degli immortali. Ma vabbè. Ma scivoliamo subito, subito col rampino. Immaginavo che sapevo che erano fragilati. Un cadavere. Sarà Artemio. Ricevuto pacchetto vita e morte. Vai a inizio per recuperare. Presto faranno saltare il ghiaccio e passeranno. Credi di poterli fermare? Possiamo solo cercare di guadagnare un po' di tempo. Ci vediamo dall'altra parte. Wow. Ma questa statua così nel ghiaccio. La sala delle anime. La sorgente divina deve essere lì. Sembra che attraversando quella porta io possa arrivare al centro della città. Wow. Cazzo, andiamo avanti, prima su questa. Bene, avventriamoci nella città perduta, l'abbiamo trovata e ci siamo finalmente dentro. Da qui dove possiamo andare? Perfetto. Di qua possiamo scendere per di qui. Aspetta che ci creiamo delle frecce, tanto qua il materiale c'è, ci sono sia le piume che le. Gli immortali sorvegliano le strade, non devo farmi vedere. Però se scendiamo di qui c'è qualcosa da esplorare. Ora voi vi taglio tutta questa scena, magari vado avanti, ma io voglio dare una guardata. Di nuovo c'è attacco. Oh, ma che cazzo mi ha tirato? Porca puttana, se mi ha fatto male.
Ehi, ehi, hai rotto i coglioni. Combattimento incredibile. Tra sparatorie e colpi di accetta. Cazzo, è sta catapulta. Oddio, no, non riesco a raggiungere. Di qui prendo il risalitore e salgo in un attimo. Solo riesco. Vai, 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 vai. No, non sparato. E uno l'abbiamo fatto fuori. Porca puttana, se stiamo morendo. Fatto un altro. Perché sbaglio, vai a fare il culo. Oh cazzo, siete troppi. E il culo, è lui che rompeva il cazzo. Attenzione, a me è contrattacco della vita. Brutto. Ma su questo ghiaccio non si ci può offendere. Dobbiamo proseguire per di qui e scalare qua. Meno male che è rimasta la nostra freccia G. Calma, con calma. Con calma. Ok. Ok. Traumatico. Lo definirei traumatico tutto questo. Ok, infatti facciamo gli arcieri bastardi ancora. In faccia. Ok. Uno col corpo al corpo. Ok. Io adesso faccio così. Interagisco. Devo buttare giù quella porta. Cioè, capisci che c'era qualcosa che non va? Cioè, è assurdo, raga. Mi arrivava una freccia nel culo quando interagivo, ma che cazzo è? Così va bene. Penso di aver sbagliato. E puntiamo. No, no, dove cazzo stai andando? Sbagliato, però. Mouse tipo ora. Perfetto. Ha funzionato. Oddio. Adesso ritorniamo alla porta. Saliamo qua. Perché ci sono queste statue bellissime? Posso romperle. Vandalismo. Distruggi tutte le statue senza la testa di Kidez. Se distruggo gli attentipiedi forse faccio prima. Esatto. Sono un coglione. Sono 8 statue totali. Belle queste sfide così. Peccato che non ci presto molta attenzione. 3. A meno che magari cominciano da qua. Ci sono dei danni strutturali. La battaglia ovviamente si è fatta sentire, ma la maggior parte della città è ancora in piedi. Va bene, siamo arrivati comunque all'interno della città, ragazzuoli, per questo episodio ci salutiamo qui, noi ci vediamo nella parte 9 se non sbaglio, quindi un saluto da Skycap Bianco, ciao, bene bene!